Allora, adesso invece interverrà Luca Colapaoli, che è socio fondatore dell'associazione Clinsaldo. Buongiorno, grazie a tutti. Io parto da due parole di Papa Francesco. La casa comune, che è l'espressione che usa per riferirsi all'ambiente. In quelle due parole, secondo me, c'è proprio dentro tutto. Nel senso che abbiamo una casa sola, un solo ambiente in cui vivere, un solo pianeta. Più lo maltrattiamo, peggio viviamo e anche meno viviamo. Questi sono dati, tra l'altro, anche abbastanza noti e dimostrati scientificamente. Il professor Mercalli dice: senza natura non si mangia, non si beve, non si respira. Poi c'è l'economia, che ci rende la vita più facile, più gradevole, ma che non può superare i limiti ambientali, perché se li supera arrivano una serie di conseguenze che ci spezzano la schiena. I limiti ambientali purtroppo li abbiamo già superati da tempo, siamo in realtà già dentro il problema ambientale. Quello che possiamo fare oggi è limitare i danni, se però da oggi facciamo le scelte giuste. Per esempio, come è già stato detto, dobbiamo smettere, sottolineo smettere, non ridurre, smettere di consumare suolo. La seconda parola, comune, casa comune, ad indicare che tutto è interconnesso. Il professor Pileri, una settimana fa, qui in sala consigliare, diceva, era di ritorno da dei sopralluoghi nell'Emilia alluvionata, diceva: guardate che siamo tutti nella stessa barca. Cioè, i danni ambientali che fanno in Cina hanno un impatto in America, in Italia e anche a San Donato Milanese, e viceversa. Quindi chi magari dice: ma a me cosa me ne frega se fanno lo stadio nell'area di San Francesco? Io abito a Bolgiano, i tifosi non passano mica di qui. Certo, probabilmente non passeranno a pisciarti nel portone di casa, ma stai tranquillo che qualche danno a Bolgiano ci sarà, perché il danno ambientale è globale. In questo scenario chi è che sono gli ambientalisti, che spesso sono descritti come dei fanatici che si oppongono in qualche modo irrazionale al giusto e produttivo funzionamento del mondo? E se fossero invece delle normalissime persone che si prendono cura della casa comune? Non so voi, a me sembra che tutti dovremmo essere interessati a vivere in un ambiente sano, mangiare cibo genuino, respirare aria pulita, bere acqua pura ed avere un clima vivibile. Cioè, tutti dovremmo essere in un certo senso ambientalisti. Un amministratore, un sindaco, un politico dovrebbero esserlo ancora di più, dovrebbero esserlo anche per quei cittadini che non lo fossero. Il sindaco infatti ha la responsabilità di traghettare la città e il territorio nel futuro. Se non si prende cura lui del territorio, della casa comune, chi dovrebbe farlo e che futuro ci potrà essere? Quindi cosa si può fare quando un amministratore non è ambientalista o magari ancora peggio è favorevole ad interventi che comportano enormi danni al territorio, alla casa comune, a fronte di ritorni puramente economico-finanziari, che poi sostanzialmente è quello che fanno tutti, altrimenti non vedremmo sparire più di 2 metri quadrati di suolo al secondo in Italia. Tenete conto che il Pratone, che tutti conoscono qua vicino, tutti i giorni un'area come il Pratone viene coperta di asfalto e di cemento, tutti i giorni, ogni giorno, festivi inclusi in Italia. Quello che possiamo fare come cittadini è quello che stiamo facendo. Partecipiamo e facciamo sentire la nostra voce. Richiamiamo chi può e dovrebbe fare qualche cosa a farlo. Chiediamo che si prenda cura del territorio e che cerchi soluzioni che non ci spezzino la schiena, come per dirla alla Mercalli. E se non ascolta, bisogna forse gridare più forte, bisogna salire di livello. Per questo è un punto importante. Oggi qui non è che discutiamo solo un problema locale di San Donato. Se lo stadio non lo fanno da noi, ma lo facessero da San Giuliano, allora tutto a posto. Non è così. C'è in ballo mettere in discussione un paradigma generale, secondo cui se hai abbastanza soldi ti puoi comprare tutto e anche devastare la casa comune. Basta che paghi abbastanza. Leggevo in questi giorni che, vabbè, se mi fai delle strade in più, mi fai una linea ferroviaria dedicata, mi dai qualche milione di euro di oneri da qualche titolo, allora puoi devastare tranquillamente 30 ettari di suolo sano e permeabile, come diceva Giorgio Bianchini.
Questo meccanismo non va bene né a San Donato né da nessun'altra parte. È proprio quello che ci ha portati dentro il problema. Se non si capisce questo, non ne usciremo mai dal problema. Saremo sempre in ritardo, sempre a rincorrere un mondo, un sistema che comunque tira nella stessa miope e suicida direzione. Quindi io vi ringrazio tutti di essere qui oggi, vi chiedo però di continuare ad esserci. Come ha detto Innocente in apertura, arriva l'estate e spesso dei passaggi decisivi succedono il 14 agosto, poi magari più tardi il 30 dicembre. Ecco, non facciamo che accada anche questa estate. Grazie.